Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, l'ultima notte di Robert Louis Stevenson, alla pagina 605. Allora, questo brano è tratto dal capitolo 8 del romanzo, uno dei momenti conclusivi più intensi della vicenda. Praticamente, adesso sintetizzando, chi è che sta parlando, per favore? Vediamo un po'. A grandi linee questo romanzo. Diciamo che il dottor Utterson, che è un avvocato ed è amico del dottor Henry Jekyll, ha incominciato a insospettirsi, in quanto l'amico ha cominciato a fare delle cose un po' strane, un po' sconvolgenti. Nel frattempo è successo che sono avvenuti dei fatti abbastanza violenti e incresciosi di notte a Londra, e autore di questi fatti si è rivelato un tale Mr. Hyde. Tra l'altro, Mr. Hyde, la parola Hyde è abbastanza simile alla termine inglese che significa nascosto, il signor nascosto, il signor ombra, tra virgolette. Ecco, sì. Ora, risulta che questo tale Mr. Hyde abbia le chiavi di casa del dottor Jekyll, in particolar modo proprio di una porticina che si trova sul retro della dimora del dottor Jekyll, e risulta anche che il dottor Jekyll, chi è che sta parlando, per favore, non posso ammettere che parliate fra di voi, Nastasi, girati, stai zitto, girati immediatamente, ho detto girati completamente. Allora, risulta anche che il dottor Jekyll abbia pagato, abbia per esempio firmato un assegno per coprire una delle malefatte di questo Mr. Hyde. Allora il dottor Utterson, che è amico di Jekyll, è molto insospettito, dice: come mai, che strano legame vi è fra il dottor Jekyll e il signor Hyde? Oltretutto, Mr. Hyde si rende autore anche di un omicidio, l'omicidio di Sir Danvers Carew, un personaggio buono, buonissimo, che è stato malmenato e ucciso a morte, no? Diciamo, volevo dire colpito a morte di notte in modo del tutto gratuito da una persona violenta, la quale poi risulta, tramite una serie di indizi, coincidere con questo tale Mr. Hyde. Questo è un po' l'antefatto. Vediamo che cosa succede in questo che è uno dei capitoli conclusivi del romanzo. Utterson era seduto accanto al fuoco una sera dopo cena quando ricevette l'inaspettata visita di Poole. Poole è il maggiordomo di Jekyll, del dottor Jekyll, quello che, come vedremo, l'avrà seguito, sarà stato il suo fedele servitore per 20 anni, per tantissimo tempo. «Ma che sorpresa, Poole! Come mai?» esclamò poi, guardandolo meglio, e chiese con apprensione: «Che c'è? Il dottore è malato?» «Signor Utterson», disse il domestico, «c'è qualcosa che non va proprio. Sedetevi e state calmo. Ecco, prendete un bicchiere», disse il legale. «E ora ditemi chiaramente che cosa c'è». Abbiamo spiegato, infatti, che Utterson è un avvocato. «Bene, signore», disse Poole, «voi sapete com'è il dottore e come se ne sta sempre chiuso lì, nella stanza sopra il laboratorio. Infatti dobbiamo sapere che in questi ultimi mesi il dottor Jekyll si è un po' emarginato, diciamo, anche dagli amici che sono appunto, per esempio, l'avvocato Utterson e il dottor Lanyon, ed è rimasto sempre un po' da solo». Noi piano piano veniamo a conoscere la verità. In realtà le ipotesi che fanno Poole e Utterson sono ipotesi lontane dalla realtà, dalla verità dei fatti. Io poi ve la dico anche, vi dico come stanno le cose, no? È evidente quindi che il dottor Jekyll è rimasto appartato, isolato, perché non riesce più a governare questa trasformazione che avviene in lui, la trasformazione in Mr. Hyde. Il dottor Jekyll è appunto un dottore, uno sperimentatore, e ecco, qui c'è l'elemento un po' fantastico, avrebbe trovato una pozione, diciamo una sorta di miscuglio, che lo trasformerebbe in Hyde. E tra l'altro...
appunto questi due personaggi sono quindi la stessa persona, è sempre lui, il dottor Jekyll, che è anche Hyde, che si trasforma in Hyde assumendo questa pozione e che fa tutti quegli atti tremendi. Quando è dottor Jekyll, lui è una persona tra le più rispettabili e amabili del mondo. Quando invece si trasforma in Hyde, emerge l'aspetto più bestiale della sua personalità. È il tema del doppio. Questo è un romanzo estremamente complesso, in quanto è nello stesso tempo romanzo di investigazione. Addirittura qua lo troviamo nella sezione dedicata ai romanzi di investigazione, detection, cioè quasi Utterson e Poole anche, in questo caso diventano come dei detective che devono scoprire la verità, ma è anche romanzo nero, in quanto emergono questi aspetti cupi della personalità di Jekyll, esattamente come avveniva nell'Assassino che è in me di Jim Thompson. Quindi le persone più rispettabili, come vi ricordate il poliziotto in quel romanzo, dietro le quali invece si nasconde una parte estremamente violenta che emerge in alcuni atti violenti, assassini, eccetera. Nello stesso tempo, quindi vi dicevo, romanzo psicologico, e difatti in questo romanzo emergono i due aspetti della personalità, è come se una persona fosse divisa in due, no? E quindi è evidente la schizofrenia che si manifesta in Jekyll, quindi è un romanzo complesso, no? E vi dicevo quindi del motivo per cui lui sta da solo appartato, anche perché non vuole farsi più vedere, ormai lui non riesce più a ritornare Jekyll esattamente come prima, cioè è la parte più violenta, la parte più negativa, quella del Mr. Hyde, ormai ha preso il sopravvento su Jekyll. Sempre più raramente Jekyll riesce a ritornare se stesso, tant'è vero che si rende conto di questo e alla fine prenderà una decisione drastica, cioè deciderà di uccidersi nel momento in cui Utterson e Poole butteranno giù la porta della sua camera, della camera in cui è rinchiuso. Infatti lui da dentro continuava a dire ad Utterson e a Poole di non abbattere la porta, di restare lontano da lui. Ma loro due hanno voluto a tutti i costi abbattere questa porta e alla fine lui a quel punto ha deciso di togliersi la vita. Ecco un po', vi ho già riassunto anche quello che... però ecco, è molto interessante anche la narrazione così come si sviluppa. Dice infatti Poole, dicevamo alla pagina 606, «Bene signore, voi sapete com'è il dottore e come se ne sta sempre chiuso lì nella stanza sopra il laboratorio. Ebbene, la cosa non mi piace, signore, che io possa morire se mi piace. Ho paura, signor Utterson. Ma insomma, spiegatevi, benedetto uomo, di che cos'è che avete paura? Ho paura da diversi giorni, forse una settimana», disse Poole eludendo ostinatamente la domanda, «e ormai proprio non ce la faccio più». Il domestico aveva un'aria che confermava queste parole. Aveva perduto i suoi modi irreprensibili e, salvo che per un istante, quando aveva dichiarato per la prima volta il suo terrore, non aveva mai guardato in faccia il legale. Stai zitto, per favore. Ora se ne stava lì col suo bicchiere sul ginocchio, senza aver bevuto neppure un sorso, a guardare fisso un angolo del pavimento. Ecco, dovete sapere quindi che Poole ha continuato durante tutto questo periodo a dare da mangiare, diciamo, al dottor Jekyll, lasciando da mangiare nella sua stanza, nella sua camera, poi però il dottor Jekyll non si faceva vedere, perché abbiamo detto che ormai si è trasformato, si sta trasformando e non riesce quasi più a ritornare Jekyll. E Poole è sconvolto da tutta quanta la situazione. «Non ce la faccio più», ripeté. «Su, su», disse il legale. «Vedo che avete le vostre buone ragioni, Poole. Vedo che deve esserci davvero qualcosa di serio. Cercate di spiegarmi di che si tratta. Penso che ci sia stato un delitto», disse Poole con voce rauca. Poole e poi dopo anche lo stesso Utterson sono convinti che Mr. Hyde sia un protetto del dottor Jekyll, uno quindi che il dottor Jekyll nasconde in casa sua,
e che poi questo tale Hyde abbia ucciso Jekyll e si spacci per Jekyll. Questa è l'ipotesi, diciamo, investigativa che portano avanti Poole e poi anche Utterson. Come noi sappiamo, perché ve l'ho già anticipato, questa ipotesi non corrisponde al vero, non corrisponde alla verità dei fatti. Non ci sono due persone distinte, cioè il dottor Jekyll e Mr. Hyde non sono due persone distinte, ma sono la stessa identica persona. Un delitto, gridò il legale spaventato e di conseguenza incline all'irritazione. Ma quale delitto? Che diavolo volete dire? Non oso dire niente, signore, fu la risposta. Ma non vorreste venire con me e vedere voi stesso? Utterson, per tutta risposta, andò a prendere cappello e cappotto e mentre si accingevano a uscire fu colpito sia dall'immenso sollievo che si leggeva sulla faccia del maggiordomo, sia, e forse anche di più, dal fatto che il suo bicchiere era rimasto pieno. Talmente agitato Poole che Utterson gli ha offerto da bere e lui non ha bevuto neanche un goccio. Tutti questi elementi servono anche per accrescere la tensione, la suspense. È un romanzo, diciamo, ben costruito da questo punto di vista, lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. La suspense aumenta, arriva, si può dire, al massimo della tensione, alla spannung, proprio alla fine del brano che è riportato sul vostro libro dell'antologia, cioè nel momento in cui Utterson e Poole fanno cadere la porta della stanza in cui è rinchiuso Jekyll. Questo è un momento di massima tensione, poi si arriva allo scioglimento con la scoperta del cadavere di Jekyll che si è ucciso, e poi nel capitolo successivo invece ci sono le spiegazioni del mistero, dello strano caso. Cioè nel capitolo successivo ci sono infatti delle lettere, una lettera del dottor Lanyon, che è un amico di famiglia di Jekyll, è una specie di confessione dello stesso Jekyll, che spiegano un po' retrospettivamente però tutto il, diciamo, tutto il mistero. Qui alla soluzione del mistero quindi non sono arrivati subito Utterson e Poole, ci arrivano solamente dopo aver letto queste lettere conclusive, queste lettere finali che qua non sono riportate. Adesso c'è una piccola descrizione di Londra. Ecco, le descrizioni spaziali servono per integrare il testo e quindi spezzano un pochettino, rallentano il ritmo narrativo. In questo modo però la suspense non è diminuita, anzi è accentuata, perché noi vorremmo sapere subito che cosa succede. Per esempio vorremmo sapere subito che cosa avviene quando Utterson e Poole vanno a casa di Jekyll, e invece c'è questa descrizione che un pochettino ci tiene sulle spine, diciamo così. Alla fine arrivano nella casa e quando arrivano a casa siamo intorno alla riga 50-53. Bene, signore, eccoci qui, disse. Voglia Dio che non sia successo niente. Amen, Poole, disse Utterson. Dopodiché il maggiordomo bussò cautamente, la porta si socchiuse, ma assicurata con la catena. Siete voi, Poole? Chiese una voce da dentro, anzi questa voce è cavernosa, è una voce strana. Siete voi, Poole? No? È infatti la voce di Jekyll, ormai quasi definitivamente trasformato in Hyde. Aprite, sono io, disse Poole. L'atrio, quando entrarono, era vivamente illuminato, il fuoco ardeva alto nel camino. Ecco, vedete, questa descrizione, righe 59 e 64, serve per aumentare la tensione. Alla vista di Utterson una cameriera scoppiò in lamenti isterici e la cuoca gridando «Dio sia benedetto, è il signor Utterson!» si slanciò come per abbracciarlo. «Ma come, come, siete tutti qui?» disse il legale con severità. «Molto irregolare e molto sconveniente, al vostro padrone non piacerebbe affatto». Ecco, ormai la servitù, infatti il dottor Jekyll era ovviamente un personaggio molto facoltoso, aveva molti servitori, invece di attendere ai propri lavori è tutta lì concentrata, radunata, per vedere un po' dov'è il padrone, che fine ha fatto.
Hanno tutti paura, disse Poole. Nessuno ruppe il silenzio per protestare. Il pianto lamentoso della cameriera si fece improvvisamente più forte. E state un po' zitta, le gridò Poole, con un accento feroce che tradiva la tensione dei suoi nervi. Tutti, del resto, quando la ragazza aveva alzato di colpo il tono dei suoi lamenti, si erano voltati con un sussulto verso la porta di fondo, in una specie di impaurita aspettativa. E adesso, continuò il maggiordomo voltandosi al ragazzo di cucina, dammi una candela e vedremo di mettere a posto questa faccenda. Poi pregò Utterson di seguirlo e gli fece strada attraverso il giardino sul retro. Ora, signore, disse mentre arrivavano al laboratorio, venitemi dietro più piano che potete. Voglio che sentiate senza essere sentito. E un'altra cosa, signore, se per caso vi dicesse di entrare lì da lui, non entrate. Il legale, a questa inaspettata conclusione, trasalì così violentemente da perdere quasi l'equilibrio. Ma si riprese e seguì in silenzio il domestico, attraverso la sala anatomica, fino alla breve rampa che conduceva di sopra. Qui Poole gli fece cenno di tenersi da una parte e ascoltare, mentre lui stesso, posata la candela e facendo visibile appello a tutto il suo coraggio, salì i gradini e bussò con mano un po' incerta alla porta foderata di panno rosso. «Signore, il signor Utterson chiede di vedervi», disse, e fece di nuovo energicamente cenno al legale di ascoltare. Una voce dall'interno rispose lamentosamente, «Ditegli che non posso vedere nessuno!» «Grazie, signore», disse Poole, con un tono che era quasi di trionfo, e ripresa la candela, ricondusse il legale attraverso il cortile per la vasta cucina, dove il fuoco era spento e gli scarafaggi scorazzavano sul pavimento. Allora, come avete visto, Poole ha accompagnato Utterson nei pressi del laboratorio del dottor Jekyll, dove ha avuto anche un breve scambio di parole con Jekyll, e Jekyll ha risposto. Come vedremo poi nel resto del racconto, questa risposta ha inquietato ancora maggiormente Utterson e Poole, perché si sono accorti che ha un tono di voce totalmente cambiato, modificato. Questo è il laboratorio nel quale era rinchiuso Jekyll, nel quale compiva i suoi esperimenti soprattutto su se stesso. Vi ricordate la pozione di cui vi parlavo prima? Sì, sì. Ebbene, chiese guardando il legale negli occhi, Poole dice ad Utterson, era la voce del mio padrone quella? Sembra molto cambiata, replicò Utterson pallido in faccia, ma restituendo l'occhiata con fermezza. Cambiata, signore? Altro che cambiata. Non sarò stato 20 anni in casa di quest'uomo per non saperla riconoscere. No, la verità è che il mio padrone non c'è più. È stato ucciso 8 giorni fa, quando l'abbiamo sentito per l'ultima volta che gridava e invocava il nome di Dio. E chi c'è adesso là dentro invece di lui? E perché resta là? Questo non lo so, ma è una cosa che grida vendetta al cielo, signor Utterson. Ecco l'ipotesi di Poole, cioè che Hyde abbia ucciso Jekyll. Jekyll si è sentito per l'ultima volta con la sua voce normale, regolare, invocare Dio. Jekyll era infatti un uomo anche molto religioso. Adesso invece di là c'è questo tale Mr. Hyde, che invece assolutamente, tra l'altro è uno che bestemmia e che riempie di parolacce, bestemmie e commenta in questo modo gli scritti teologici che dottor Jekyll leggeva. Ecco, vi dicevo, Poole fa questa ipotesi, cioè l'ipotesi che sia stato Hyde a uccidere Jekyll. Ora, andando velocemente, rapidamente, ecco, intanto vedete delle fotografie tratte dalla versione cinematografica più famosa dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, quella che vede come protagonista Spencer Tracy. Spencer Tracy era un attore abbastanza famoso e in genere impersonava ruoli anche di persona buona. Adesso invece in questo film personifica il dottor Jekyll che si trasforma in Hyde. E vi ripeto, la versione più famosa. Del resto di questo romanzo sono state fatte parecchie versioni cinematografiche e televisive. Vi dicevo che alla fine anche Utterson conviene con l'ipotesi di Poole. Dice infatti, andiamo direttamente alla pagina 610 verso origa 219. Ho paura che abbiate ragione, disse Utterson. Quel maledetto legame nato dal male non poteva portare che a un altro male. Il legame sarebbe il legame fra dottor Jekyll e signor Hyde. Infatti, come vi ho spiegato prima, Utterson aveva ipotizzato che Hyde fosse
un protetto da Jekyll, diciamo. Quindi che ci fosse un legame non meglio specificato fra i due. Ormai purtroppo vi credo, penso anch'io che il povero Harry sia stato ucciso e che l'assassino sia ancora in quella stanza. Dio sa perché. Ebbene, che il nostro nome sia vendetta. Chiamate Bradshaw. Il cameriere arrivò nervoso e pallidissimo. Il cameriere e anche altri servitori devono aiutare Utterson e Poole a sfondare la porta, a chiudere qualsiasi via d'uscita, in modo tale da poter incastrare Hyde, che loro ipotizzano che sia stato l'assassino di Jekyll. Invece, quando loro, come avevo già spiegato, quando loro sfonderanno la porta, troveranno solo un cadavere, è quello di Jekyll, orribilmente sfigurato, quasi irriconoscibile, sul suo stesso, diciamo, tra virgolette, lettino di laboratorio. Bene, allora completate. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.